Revelio! Alla forte sta bene? Natti mi ha detto cosa avete fatto. Alla forte sta bene. La tengo d'occhio io. È al sicuro, Poppy, non preoccuparti. Bene. La voglio lontana da qualunque cosa stiano facendo i bracconieri. Hai detto di avere notizie sui bracconieri e che in parte hanno a che fare con me. Sì. Li ho sentiti parlare nella testa di porco e... Tu lo sapevi che Victor Rookwood ha dato loro l'ordine di catturarti. Dici che abbia qualcosa a che fare con ciò che è successo ai tre manici di scopa dopo l'attacco del troll? In un certo senso sì, ma al momento mi preoccupa di più ciò che hai sentito dire dai bracconieri. Va bene. Ma se posso fare qualcosa per aiutarti, fammelo sapere. Te lo devo dopo ciò che hai fatto per Alaforte. Hai mai sentito di una certa sala dello spinato? Temo di no. Perché? Che cos'è? Il più grande segreto dei bracconieri, pare. L'hanno nominata due volte, ma non sono entrati nei dettagli. Non facevano che vantarsi di tutto l'oro che stavano guadagnando. Senza dubbio a scapito di creature innocenti. I bracconieri hanno accennato a quest'area e pensavo che se cercassimo un po' in giro potremmo trovare indizi sulle loro attività. Se mai incontrassi la nonna, tutto questo non è mai successo. Non preoccuparti, Poppy. Dovessi incontrare tua nonna, non le dirò nulla. Di solito le dico tutto. È la mia migliore amica dopo Alaforte, ma sa fin troppo bene cosa penso dei bracconieri. È preoccupata che possa fare qualcosa di sconsiderato. Chissà chi le avrà dato l'idea. Di qua. Un centauro. Fai attenzione. Avete tutto un castello in cui aggirarvi e venite a farlo qui. Non siamo in cerca di guai. Vorremmo semplicemente passare. Ci prendete per sciocchi? Credete che non abbiamo notato che siete sempre di più qui in giro e in combutta coi bracconieri? Non abbiamo nulla a che vedere con loro. Anzi, vorremmo fermarli. Spero per il vostro bene che sia così. La nostra specie sta perdendo la pazienza con i bracconieri e i loro aiutanti. Che gran simpaticone. Sarebbe potuta andare peggio. I centauri non amano molto la stirpe magica. I bracconieri di certo non aiutano. Ma perché pensava che avessimo a che fare con i bracconieri? Ho visto i bracconieri parlare con alcuni abitanti di Hogsmeade. Non so il motivo. Forse è per questo che i centauri sono sospettosi. Revelio! Questa volta che vedo un Dagbog agire in maniera così violenta. Sembra che molti animali ultimamente siano più aggressivi del solito. L'ho notato anch'io. È come se ci fosse qualcosa nell'acqua. Che... strano. Cos'è? Non ne sono certa, ma guardati in giro. Se i bracconieri sono stati qui, forse possiamo scoprire perché. Perché andandosene non hanno portato con sé le gabbie? Belli, poveri animali. Revelio! Fuma ancora. Non devono essere andati via da molto. Ugh.
Revelio! Questo è metallo Goblin. Sembra fuori luogo qui tra i bracconieri. Devo parlarne con Poppy. Trovato niente di interessante? I bracconieri sono stati qui. Vedo tracce ovunque. Ma ho trovato anche una cosa di fattura Goblin. Io ho un'armatura Goblin. Continuiamo a cercare, ma fa attenzione. Merlino solo sa cosa stanno combinando. Ho un brutto presentimento. Quali interessi in comune hanno Goblin e bracconieri? Guarda, laggiù! Bracconieri, sicuro. Non ci sono animali, però... Revelio! Cosa ci fanno qui? Dobbiamo avvicinarci e capire. Non saranno felici di vederci. Usiamo una disillusione? O forse è meglio un approccio meno discreto? È difficile dirlo da qua. Facciamoci un'idea migliore del terreno. È da un bel pezzo che non uccido un unicorno. Un silenzio di tomba qui. No. Puoi nutrire un animale, oppure lui può nutrire te, se capisci che intendo. Non capisco perché ce l'abbiano tutti con noi bracconieri. Io sono... E cercate guai, li avete trovati. Eh? Sono secoli che non trovo nulla che valga la pena cacciare vicino a Kragcroft. Revelio. Il mio sogno è rendere il mondo migliore per me. Sono secoli che non trovo nulla che valga la pena cacciare vicino a Kragcroft. Perché questo Thanos? A Hogwarts sono fortunati. Succede qui? Sembra che debbano difendere il ministro della magia in persona. C'è solo un modo per scoprirlo.
nome di Merlino. Cosa? Sono Clark. La sala dello spinato. Ora il nome ha finalmente senso. E la segretezza. Visto quanta gente c'è qui, non mi stupisce che ci fossero così tanti bracconieri in giro per oggi. Raccoglievano le scommesse. Come possono divertirsi così? I centauri hanno tutto il diritto di essere disgustati dalla stirpe magica. Devono esserci altri draghi qui. I bracconieri sono troppo ingordi per avere solo due draghi in un'arena. Approfittiamo del fatto che tutti gli occhi sono sul combattimento per ispezionare in giro. Ma con discrezione. Nessuno deve accorgersi di te. Sì, mi sembra saggio adottare un approccio più discreto. Non so come sia venuto in mente a Victor di fare... Totalus! Rebellio. Notizie della tua famiglia? Sei riuscito a convincere i tuoi fratelli? Si uniranno alla nostra causa? Dicono che ci spingiamo troppo oltre e che la violenza non ci farà ottenere nulla. Io dico che se ogni singolo mago finirà a pezzetti, la violenza mi avrà fatto ottenere proprio quello che voglio. Mi rivolta allo stomaco lavorare a loro. Stodanus. Rebellion. I goblin. Raro che i bracconieri devono essere in combutta. Poppy, dietro di te sta accadendo qualcosa. Che succede laggiù? L'avranno appena catturata. Si sta ribellando con tutte le sue forze. Ma è una lotta impar, fin tanto che è incatenata a quel modo. Diamole un forte, che dici? Dall'aspetto direi nero delle ebridi. Non possiamo lasciarlo qui, chissà cosa ne farebbero. L'uovo. Ci sei? L'elemento difesa ci regalerà solo qualche secondo. Sfruttiamoli al massimo.
Ti stavamo proprio cercando e hai portato compagnia. Prego. L'umano è meno di cui preoccuparsi. Confermo. Pessima idea. Beh, lo scopriremo presto. Delle Ebridi. Credo che l'uovo appartenga a quel drago. Non credo sapesse che avevano un suo uovo. Non se ne sarebbe andata senza. E adesso? Non ci ha di certo lasciato il suo indirizzo. Non so. Oggi sono successi solo eventi inattesi, dai goblin all'arena. L'ultima cosa che mi aspettavo era di trovarmi con un uovo di drago. E i bracconieri ci hanno visti. Non va bene. Visto che il drago che abbiamo liberato è volato via, vuol dire che possiamo tenere l'uovo? Sicuro è meglio in mano nostra che dei bracconieri, almeno per ora. Ma non dovremmo tenerlo per sempre. Sarà difficile nasconderlo a lungo alla professoressa Weasley. Dovremmo aspettarci dei guai dai bracconieri, visto quello che abbiamo appena fatto? Sarebbe da stolti non aspettarsi guai. Non sono dei tipi tolleranti. Mi dispiace dirtelo, ma ora ti daranno ancora di più la caccia, visto quello che abbiamo fatto. Non stiamo facendo niente di utile stando qui. Mettiamoci in salvo, poi risolveremo la questione. Hai ragione. Se c'è qualcosa che i bracconieri sanno fare è seguire una preda. In questo caso, noi. Fai attenzione, d'accordo? Ci rivediamo al castello.
Revelio! È tempo di imparare l'incantesimo trasformante. Completa gli incarichi assegnati, che sono certa si riveleranno utili anche per completare la guida pratica. Quindi partecipa alla mia lezione per apprendere il nuovo incantesimo. Dopodiché discuteremo dei progressi che hai compiuto finora. Revelio! Salve, signor Moon. Salve! Hai rimosso altre statuette di Demiguise? Sì, ho un po' di lune per lei. Fantastico! Davvero? Portamene ancora qualcuna e ti insegnerò a potenziare l'incantesimo Alomora. Continuerò a cercare le statuette di Demiguise e magari riuscirò a portarle altre lune. Il tuo coraggio e il tuo valore sono encomiabili. Soprattutto perché possono essere raccolte solo di notte. Revelio! Tu
Leviosa! E se ripete così? Scherzi! Oh, ma che sciocchezze! Poche ore passeranno. Revelio! Revelio! Confringo! Revelio! Revelio! Mia madre vuole parlarmi. Temo sia venuta a sapere dei nostri piani. Ti andrebbe di venire con me? Magari con te presente sarà un po' meno severa. Ci vediamo ai tre manici di scopa. Dovrebbe essere sicuro, ora che abbiamo salvato il drago dalla sala dello spinato. E così questo è il porto sotterraneo. Revelio! La dama grigia. La saluterei, ma non mi sembra particolarmente socievole. Revelio!
Revelio. Confermo. Revelio! Revelio! Quel libro che la professoressa Weasley mi ha chiesto di trovare dovrebbe essere qui in giro. La Weasley mi ha chiesto di prendere una cosa da quel libro. Potrei averlo? Ma davvero? Ti darò il libro solo se mi intratterrai un po' rispondendo alle domande del mio quiz. Quiz? Alcuni la chiamano cultura generale, ma io la chiamerei cultura essenziale. Quindi ho creato un piccolo quiz, diciamo, per divertimento. Si basa sulla cultura essenziale del mondo magico. Nessuno degli altri studenti oserebbe partecipare, anche se glielo domandassi più volte. Dicono di avere troppi compiti. Ah, non danno valore alla cultura come invece faccio io, ma a te interessa sicuramente. Ti farò iniziare con le domande più semplici. Un quiz sembra divertente. Fantastico! Qualche domanda e ti consegnerò il libro. Iniziamo! Prima dell'invenzione del boccino d'oro, quale creatura magica veniva impiegata nelle partite di Quidditch? Il boccino d'oro. Esatto! Il boccino fu introdotto nel Quidditch nel 1269 da un mago di nome Barberus Bragg. Sfortunatamente ora queste creature si credono estinte. La prossima domanda. Quale pozione è chiamata comunemente fortuna liquida? Felix Felicis. Ben fatto! Poiché rende chi la beve temporaneamente fortunato, Felix Felicis è una sostanza bandita in tutte le competizioni organizzate. Nella storia dei tre fratelli, quali manufatti magici vengono citati?
doni della morte. Esatto! Secondo Beda il Bardo, i doni della morte sono la bacchetta di Sambuco, la pietra della resurrezione e il mantello dell'invisibilità. Qual è la palla più grande nel Quidditch? La pluffa. Proprio così! Quando nel corso di una partita di Quidditch un cacciatore lancia la pluffa attraverso uno dei tre anelli, segna 10 punti. Vero o falso? La pozione polisucco permette a chi la beve di cambiare specie. Falso. Esatto. Mentre la pozione polisucco può essere usata per modificare dettagli come età e razza, non permette di cambiare specie. Beh, per adesso basta, direi. Ora rimetto il libro sul piedistallo. Se vuoi nuovamente mettere alla prova la tua preparazione, ho molte altre domande da farti. E non ti darò più quelle facili come prima. Le prossime sono decisamente più difficili. Vorrei rispondere ad altre domande. Quale organo governativo precedette direttamente il Ministero della Magia? Il Consiglio dei Maghi. È corretto! Il Consiglio dei Maghi si sciolse nel 1707, dopo la redazione dello Statuto Internazionale di Segretezza della Magia, la cui applicazione richiedeva una forma di governo più strutturata. Qual è la razza di draghi più piccola? Il vipero peruviano. Fantastico! Sebbene il vipero sia la razza di draghi più piccola, con una lunghezza media di circa 4,5 metri, gli esemplari sono anche i più veloci, nonché temuti per la dentatura velenosa. Chi fondò il villaggio di Hogsmeade? Hengist di Woodcroft. Proprio così! Si pensa che Hengist utilizzò i tre manici di scopa come sua abitazione. Il nascondombra fu accidentalmente creato dall'incrocio tra un ghoul e quale altra creatura magica? Un demiguise. Sì! Sebbene il nascondombra abbia il potere dell'invisibilità, chi è riuscito ad avvistarlo lo descrive come uno scimmione alto e affusolato, col pelo argenteo. Qual è l'unico incantesimo in grado di respingere un Letifold? L'incanto Patronus. Ben fatto! L'unico mago noto per essere riuscito a sopravvivere all'attacco di un Letifold è Flavius Belby, all'epoca in vacanza a Papua Nuova Guinea. Chi pubblicò la legge sulla trasfigurazione degli elementi? Gump. Proprio così! Una delle principali eccezioni alla legge di Gump riguarda il cibo, che non può essere evocato, ma solo richiamato. Come si traduce il motto di Hogwarts? Non stuzzicare il drago che dorme. Esatto! In latino, il motto di Hogwarts è Draco dormiens nunquam titillandus. Qual è l'unica creatura magica in grado di produrre uova dalla bocca? L'Ashwinder. Sbagliato! La risposta corretta era il Runespor. Secondo i rettilofoni, ciascuna delle tre teste del Runespor ha una funzione differente. Quella di sinistra pianifica, quella di mezzo sogna e quella di destra critica. Dove si trova la scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny? Sul monte Greylock. Ben fatto! La scuola americana fu fondata nel XVII secolo da Isolde Sayre e James Stewart. Qual è la pozione d'amore più potente nota alla stirpe magica? Amortensia. Ottima risposta! La mortensia ha un profumo diverso per ognuno, a seconda di quello che si ritiene più allettante. Ad esempio, una copertina polverosa di un libro, o... ti va di continuare e passare al prossimo round? Le domande saranno più difficili. Non avere pietà. Meraviglioso! Ammiro la tua sete di conoscenza. Emmerich il Maligno fu ucciso in un duello contro chi? Egbert l'Egregio. Proprio così! Emmerich divenne noto per il terrore che seminò nel Medioevo nei villaggi del sud dell'Inghilterra, quando era in possesso della bacchetta di Sambuco. Se un cacciatore tiene la mano sulla pluffa mentre attraversa il cerchio, quale fallo sta commettendo? Oversucking. Proprio così! Nel Bletching si collide volutamente con un altro giocatore. Nello Stooging, due cacciatori tengono il portiere avversario lontano dall'area di punteggio per permettere a un terzo cacciatore di fare punto. Il morso di un Malaclaw maculato provoca quale effetto indesiderato piuttosto inusuale?
sfortuna. Esatto. Originario delle coste europee, il Malaclaw ha un morso i cui effetti possono durare anche una settimana. Quale pianta secerne la puzza linfa? Mimbulus mimbletonia. Esatto! La pianta di Mimbulus mimbletonia, se toccata, secerne la puzza linfa come meccanismo difensivo. La pozione peperina è l'evoluzione di un rimedio creato da quale mago del XII secolo? Linfred di Stinchcombe. Molto bene! Centinaia di anni dopo, Glover Ipwort riprese il lavoro di Linfred e creò la pozione peperina come la conosciamo oggi. Né il mago e il pentolone salterino, cosa lascia il mago anziano al figlio dentro al pentolone salterino? Una pantofola. Sì, corretto! La storia fu creata da Beda il Bardo, ma ne esistono più versioni. Non ti svelerò a cosa servisse la ciabatta qualora non te lo ricordassi più. Lo Snallygaster è nativo di quale regione del mondo? Il Nord America. Proprio così! Questa creatura, in parte uccello e in parte rettile, è un lontano parente dell'Occami. Ha denti affilati e la sua pelle è a prova di proiettile. Chi era il cavaliere babbano che compare nella Fonte della Buona Sorte? Messer senza fortuna. Esatto! Le tre streghe presenti nella storia si chiamano Asha, Altida e Amata. Adoro le storie con un finale inatteso. Il più grande kelpie esistente al mondo è noto anche col nome di... Il mostro di Loch Ness. Esatto. L'ufficio fraintendimenti lavora con diligenza da anni per screditare qualsiasi prova babbana dell'esistenza del kelpie in questione. Chi fu il primo ministro della magia? Ulic Gump. Sì! La più grande eredità di Gump è la fondazione dell'ufficio applicazione della legge sulla magia, che rese illegali le maledizioni senza perdono. Hai risposto a tutte le mie domande. È bello sapere che esistono studenti che apprezzano il valore della conoscenza. I tuoi risultati mi hanno colpito molto. La tua conoscenza del mondo magico è vasta. Grazie per l'intrattenimento offertomi rispondendo alle mie domande. Ti ho rimesso il libro sul piedistallo. Con Revelio dovrei sbrigarmela alla svelta. Ho svolto tutti gli incarichi della professoressa Weasley. Ora devo andare a lezione di trasfigurazione. Revelio! 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 Allo, Mora! Revelio! Confringo!
Revelio. Revelio! Revelio! Alo Mora. Revelio. Lumos! Revelio! Allo Mora! Revelio!
Leviosa! Revelio! Alo, Mora! Revelio! Revelio! Lumos! Lumos! In un gufo il libro con le risposte delle verifiche per impedire agli studenti di proviare. Magnifico. Oh. Santo cielo! Ai vostri posti! Ai vostri posti! Trasfigurazione, come sarete stanchi di sentirmi ripetere? È una scienza esatta e si studia per tutta la vita. Però non dovete spaventarvi. Tutto o quasi può essere trasformato, ma solo se percepite il suo potenziale. Lo stesso che vedo in voi, streghe e maghi straordinari, in tutti voi. Oppure potrebbe essere solo la miopia. Ora sapete che cosa fare. Splendido lavoro! La lezione è terminata e ricordate, non è questo il momento di trascurare lo studio. I gufo sono più vicini di quanto crediate. Da quando mi hai portato quella foglia di tentacola velenosa, nessuno mi chiama più Puffskin Duncan. Credo di essere davvero diventato più coraggioso. Revelio! Voi
voleva parlare dei miei progressi in questo trimestre, professoressa. Sì, pare che tu non abbia avuto problemi a metterti in pari. E francamente il tuo rendimento scolastico è stato ottimo. Grazie, professoressa. Gli incarichi extra mi sono stati molto utili. Proprio come immaginavo. Pare che tu stia approfittando nel modo migliore delle opportunità offerte dalla guida pratica. Ma la guida non è l'unico strumento di misurazione dei traguardi. Ho sentito dire che sai distillare una pozione Edurus strepitosa. Spero non ne avrai mai bisogno, ma è una pozione molto utile da possedere qualora se ne presentasse la necessità. Grazie, professoressa. Ci tengo a dirti che i tuoi ottimi risultati mi hanno davvero stupita, viste anche le voci sulle tue attività extracurricolari. La visita a un ex Auror a Upper Oxfield ha per caso a che vedere col professor Fig? Non oso neanche immaginare di cosa si trattasse. Il professor Fig mi ha incoraggiato a esplorare il più possibile per cercare di completare la guida pratica. Capisco. Ammiro la tua dedizione all'apprendimento, ma ricordati che i compiti scolastici e la guida pratica sono già pensati per educarti a sufficienza. La fine dell'anno è prossima e la tua preparazione per i gufo deve essere massima. Quando sarà il momento ti darò una valutazione finale per assicurarmi che tu sia pronto per gli esami. Per ora, complimenti. Ora puoi andare. Se vuoi esercitarti con l'incantesimo che hai appena imparato, il manichino da allenamento è a tua disposizione. Vedo che hai seguito con attenzione la mia dimostrazione dell'incantesimo trasformante. Mi fa piacere. Alohomora! Dopo la nostra visita a Feldcroft, mi è venuta in mente una cosa su quel trittico. Revelio! Vedere a nord della foresta proibita e ti spiegherò tutto. Il mio piano con l'elmo è fallito, ma ho un'altra idea. Credo che potremmo trovare ciò che ci serve in una miniera goblin a sud di Hogwarts. Vediamo. Revelio! Porta con te qualcuno che parli goblinese. Ricordo che Amit una volta mi ha parlato del goblinese.